Allora, io a questo punto inizierei innanzitutto salutando tutti i presenti, grazie a tutti per aver preso parte a questa iniziativa pomeridiana, un'iniziativa organizzata dall'Istituto di Ricerca Internazionale Archivio Disarmo. Per chi di voi non ci conosce o ci conosce limitatamente, in due parole, Archivio Disarmo è un istituto di ricerche internazionali che dal 1982 elabora e divulga dati e analisi sui temi della pace e del disarmo e contemporaneamente si adopera per la promozione di una gestione positiva dei conflitti. Contestualmente, Archivio Disarmo effettua ricerche e realizza interventi di formazione nonché di sensibilizzazione finalizzati al superamento di stereotipi di genere, di stereotipi etnici e lo fa tentando di promuovere e di favorire delle relazioni improntate sulla parità e sulla considerazione e rispetto reciproci. L'iniziativa di questo pomeriggio si pone all'interno della 17ª settimana d'azione contro il razzismo organizzata dall'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. All'interno di questa settimana, Archivio Disarmo aderisce, aderito con la collaborazione del centro Beninato Onlus con un progetto molto composito e come pezzi di un puzzle che, come vedete dalla nella slide che ora vedete proiettata, si propone di effettuare una serie di interventi, di iniziative, di webinar di sensibilizzazione ed approfondimento, prevalentemente suddivisi in due momenti: il momento mattutino che è dedicato alle scuole, quindi il tentativo è quello di portare una promozione della cultura dell'antidiscriminazione all'interno delle istituzioni scolastiche, e invece di affiancare dei momenti pomeridiani, dei webinar di approfondimento, di cui quello di questo pomeriggio è il primo, dei webinar di approfondimento su tematiche chiaramente affini all'antirazzismo e all'antidiscriminazione. Inizieremo quindi questo pomeriggio con la presentazione dell'ultimo libro del presidente d'Archivio Disarmo, Fabrizio Battistelli, che è qui con noi questo pomeriggio, e il libro dal titolo Italiani e stranieri, la rabbia e l'imbroglio nella costruzione sociale dell'immigrazione. Questo libro è edito dalla Franco Angeli ed è disponibile in open access. Questo significa che può essere scaricato gratuitamente. Trovate il link, qualora non l'abbiate già scaricato, all'interno della locandina del seminario di questo pomeriggio, ma lo vedete anche qui nella slide evidenziato e appunto cliccando su questo link è possibile per l'appunto scaricare la versione integrale del testo. Un testo che senza retorica ma analizzando i dati cerca di spiegare un fenomeno complesso qual è quello, il fenomeno dell'immigrazione, che come ogni fenomeno sociale presenta dei costi e dei benefici. L'analisi del fenomeno migratorio è un'analisi che spesso non viene affrontata in maniera razionale. Quello che tenteremo di fare questo pomeriggio, invece, è per l'appunto di affrontarla in maniera razionale, di superare quella definizione che troppo spesso viene fatta di immigrazione come minaccia e di cercare insieme all'autore di capire anche perché questa associazione, questa definizione di immigrazione come minaccia, se è più facile comprendere perché venga fatta questa associazione, e diventa più complicato comprendere perché questa definizione viene così accettata e ha tanto consenso nel nostro paese. Oltre che insieme all'autore, lo faremo insieme a degli illustri ospiti che ringrazio di essere qui con noi questo pomeriggio, e daremo quindi
Più tardi sentiremo per l'appunto uno stimolo, una parola di Claudio Paravati, direttore della rivista Confronti. La rivista Confronti è una rivista che è edita dal 1989, un mensile di approfondimento sul dialogo interreligioso, la politica e la società nel suo complesso, ma Confronti non è solo una rivista, è anche un laboratorio di dialogo, un centro studi sul pluralismo religioso e le migrazioni. Proseguiremo il nostro dibattito insieme a padre Camillo Ripamonti, medico e gesuita. Padre Ripamonti dal 2014 è presidente del Centro Astalli, che è la sede italiana dei gesuiti per i rifugiati. E permettetemi anche di presentare l'ultimo testo di padre Ripamonti, La trappola del virus, diritti, emarginazione e migranti ai tempi della pandemia, che racchiude per l'appunto un dialogo tra padre Ripamonti e la politologa Chiara Tintori, nel quale per l'appunto si tenta di ricostruire un po' quali sono stati gli effetti della drammatica pandemia da coronavirus su chi vive ai margini della società italiana, in particolare sui migranti, i rifugiati e i senza fissa dimora. In ultimo avremo un contributo del professore emerito Enrico Pugliese, il professor Pugliese, professore emerito del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche e associato alla ricerca dell'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR. Fatemi fare un'ultima battuta proprio sull'organizzazione di questo pomeriggio. Io direi che chiunque di voi abbia delle domande, degli interventi, me li può anticipare via chat. E dopodiché daremo appunto la parola a chi vorrà fare appunto delle domande ai nostri ospiti e all'autore del libro, il professor Battistelli. E inizierei proprio da Fabrizio Battistelli, a cui passo la parola. Dicevamo per i tempi, scusate, ma questo è un po' il mio ruolo questo pomeriggio. Diciamo che non è semplice sostenere dei webinar pomeridiani, tanto più online. Cercheremo quindi di essere piuttosto sintetici, quantomeno in una fase iniziale. Chiedo quindi a tutti i relatori di mantenersi su dei tempi di 10-15 minuti al massimo, per poi dare spazio per l'appunto al dibattito. Spero che ci siano delle domande da tutti voi e quindi, insomma, adesso la parola al professor Battistelli. Grazie molte Francesca. Credo che un autore debba parlare soprattutto attraverso le sue analisi, quindi quello che ho cercato di fare è quello di proporre una riflessione basata empiricamente su un'analisi dei dati e non priva tuttavia di un minimo di quadro teorico di riferimento e soprattutto convinto che da una buona analisi può provenire una buona advocacy, nel senso che non si è mai visto che partendo da un'interpretazione della realtà che ci circonda con i limiti delle interpretazioni delle scienze sociali, che sono delle approssimazioni alla realtà, non sono certamente, non hanno la pretesa di essere la verità, che evidentemente è qualcosa di filosoficamente molto diverso. E detto questo, comunque attenersi a un processo di interpretazione della realtà stessa che abbia delle caratteristiche di, non dico oggettività, ma perlomeno di condivisione da parte di coloro che la studiano, sia un possibile primo passo verso poi l'argomentazione che difende determinati obiettivi. Primo fra tutti è quello di rivendicare la nostra appartenenza al genere umano, il diritto per ciascuno di coloro che sono viventi, ma qui ci metto anche le specie non umana tra i viventi stessi, di poter fruire di questo privilegio che è la vita e a noi che tra tutti i viventi siamo quelli dotati
di qualcosa che astrattamente e illuministicamente abbiamo definito ragione, l'invito a usare quest'arma segreta della specie umana, che è appunto la capacità di ragionare, di riflettere. Diciamo che la settimana contro il razzismo promossa dall'UNAR ci ricorda ogni anno quanto sia grave e quanto determini effetti critici l'esistenza del pregiudizio, di come il pregiudizio sia sempre stato l'arma di gruppi dominanti per dividere e dominare il mondo, e di come molte volte a questo equivoco, a questo tranello, finiscano per accedere proprio coloro che più avrebbero da guadagnare da un cambiamento della società e delle relazioni sociali. Il vero problema per il sociologo oggi è questo, e mi avvio subito a concludere questa prima parte, non tanto del perché nel libro si ricostruisce accuratamente la sequenza e la sequela di enormità, io preferisco l'understatement in questi casi, dette da coloro che propugnano una visione di conflitto nei confronti dell'alterità, nei confronti dell'altro e delle differenze, e nello stesso tempo porsi la domanda del perché un discorso di pregiudizio, un discorso di contrapposizione, un discorso di strumentalizzazione in realtà abbia un notevole, anche se non assoluto, fortunatamente, successo. Quindi questa è un po' la chiave di questa mia proposta di interpretazione. Diciamo che soprattutto nella prima edizione di questo libro, uscita 2 anni fa, che è un momento di grande attualità, con un ministro degli interni equo, equilibrato e aperto come Salvini, e concentrare tutta l'attenzione sul razzismo della Lega, di Salvini e in genere della destra più o meno estrema, a mio parere può essere fuorviante se poi non lo si abbina, diciamo così, non ci si affianca anche il tentativo di comprendere perché oggi paradossalmente proprio le classi popolari finiscono vittime di questa propaganda e di questa visione distorta delle cose. La visione distorta delle cose, in sintesi, è considerare l'immigrazione come una sorta di guerra e considerare il migrante come un nemico. Ecco, questa visione ha evidentemente un successo che è dal punto di vista politico, civile e delle conseguenze pratiche ovviamente estremamente inquietante. Quindi forse una delle opere dello scienziato sociale dovrebbe essere quello di decostruire questo discorso in una modalità tuttavia che non sia retorica, che non sia predicatoria, che non sia soprattutto totalmente deduttiva, ma parta proprio dalla vissuto, dalla rappresentazione sociale che gli esseri umani associati insieme mettono a punto, soprattutto nelle situazioni difficili come possono essere le condizioni di insicurezza, di precarietà del lavoro, della casa, dei redditi da parte di alcuni strati di classi popolari e di alcune aree della città, quelle della periferia più abbandonata di fatto dalle autorità, dalle istituzioni, specie in momenti così estremi e così critici come quelli della pandemia che abbiamo vissuto in quest'ultimo anno. Quindi diciamo la mia è soprattutto una mozione di metodo in questa fase a provare ad affrontare queste tematiche non ignorando ovviamente le ragioni del cuore, ma cercando soprattutto di usare il cervello, che poi da integrare naturalmente con tutti noi stessi. Mm.
Benissimo, Fabrizio, se tu hai terminato con questa tua presentazione, io passerei la parola a Claudio Paravati, direttore della rivista Confronti. Scusate, volevo solo dire una cosa, ho messo sulla chat il link del testo del libro edito dalla Francoangeli. Al momento il link non funziona, ho riprovato, ho tentato anch'io a riaprirlo, in questo momento non so, forse abbiamo tentato più click contemporaneamente, non funziona. Ma il link questo è, quindi salvatelo nella vostra memoria. Scusate, Claudio, prego. Ci mancherebbe, grazie. Allora io devo ringraziarvi per tanti motivi. Prima di tutto, Battistelli, grazie per l'invito perché ho riletto il libro che avevo letto nella prima edizione e mi ha fatto molto bene, adesso vi dico perché. Secondo, perché star con voi è sempre un piacere, poi sono dentro, l'avete visto, un panel straordinario di grandissimi esperti. Quindi io farò il mio compito riducendo il tempo dei miei commenti, perché dopo parla Ripamonti e Pugliese, insomma, e ascolterò e imparerò anche da loro oltre che dal testo. Cade a fagiolo perché sono stato a Biaç, ho avuto la fortuna di andare in Bosnia adesso proprio a vedere la situazione dei migranti, e rileggere il testo dopo il ritorno da lì è stata una carezza al cuore, ma anche appunto al cervello, perché il sintomo di quello che sta succedendo ai piedi dell'Europa, in Bosnia, è sintomo di un male che può essere curato solamente con l'analisi, oltre che col cuore, e Battistelli fa questo. Fa questo, io sono il primo a parlare, quindi parlo anche dell'indice del libro, il rischio immigrazione, la questione immigrazione tra razionalità e irrazionalità. Questi sono i titoli dei capitoli. E immigrazione è la costruzione sociale dell'altro. E poi dall'alto e dal basso. Cioè, Battistelli ci guidi, Fabrizio, in tutte le sfaccettature. Lo fai con una grande completezza, una forza argomentativa forte, su dati. Questo l'hai detto tu stesso, ma io devo confermarlo da lettore, con basi teoriche, con delle proposte solidissime. È come dire, ci porti a braccetto dall'alto, cioè i mass media, la politica, l'uso che si fa della percezione, parli anche dei mass media, questo mi ha colpito, ci torno brevemente, e la costruzione sociale dal basso, la gente, tra virgolette, tra accoglienza e conflitto. Forse c'è qualcuno con il microfono aperto, attenzione che involontariamente ci interrompiamo. E poi chiudi il libro con un caso studio di una periferia. Allora, il fatto che il libro lavori dall'impalcatura teorica grande al caso studio, tenendosi insieme, è una forza incredibile. E io credo che un testo del genere sia importante, soprattutto per il nostro paese, per ragionare su un tema che, qui non mi dilungherò, appunto, ha a che fare con la rabbia e l'imbroglio. Questo titolo è straordinario. Richiama, come sapete, la rabbia e l'orgoglio, ma qui c'è l'imbroglio, che è una parola forte, però devo dire azzeccata, perché ha a che fare con una macchina che ha proposto anche a livello di comunicazione il tema per troppo tempo, non ragionandoci in maniera strutturale. Quindi noi paghiamo dei danni sociali da questo. Ecco, su questo io credo non ci sia purtroppo dubbio. E in questa settimana della discriminazione e dell'antirazzismo, ricordarsi di questo è fondamentale. Ci ricorda nelle conclusioni Battistelli che nell'84 la popolazione migrante corrispondeva a 400.000 persone, oggi siamo a più di 5 milioni, 5 milioni circa. È chiaro che il fenomeno dal punto di vista quantitativo è cambiato e, insomma, a un certo punto, quando si supera una quantità, è anche la qualità del fenomeno che ha qualcosa di nuovo da dire. Io credo che nel mondo di oggi, appunto dall'84 ad oggi, con i suoi cambiamenti, necessita di una lettura completa e a lungo termine di un fenomeno che non si stopperà. Non si stopperà e in Bosnia quello che è venuto fuori e quante sono le sfaccettature da tenere insieme di questo fenomeno. Cioè migliaia di persone alle porte dell'Unione Europea che arrivano perché qualcuno apre un rubinetto da un'altra parte, da una frontiera esternalizzata che funziona a singhiozzi, pensate, passano, come ben sapete, da paesi già in Unione Europea che però li dirottano poi nell'angolino del cantone di una Io sana della Bosnia. su Zoom si sente, no? Sulla pagina Facebook.
solamente quel cantone bosniaco è da solo a organizzare l'accoglienza rispetto addirittura al resto della Bosnia. L'Unione Europea c'è dando dei fondi, ma non c'è, è assente quando si è lì, non c'è, non si vede. E pensate, questa cittadina su un fiume che fa la pubblicità del rafting, quindi una cittadina turistica, no? Che gode della sua natura selvaggia, è molto molto bella, affascinante. Oggi ha migliaia di persone in giro per la città e per le foreste. Noi siamo andati a intervistare i ragazzi dal Pakistan, minori non accompagnati, dall'Afghanistan, dall'Eritrea. Questa notte dormiranno con dei sacchi a pelo, quando va bene, nelle foreste della Bosnia. Questo però parla al cuore, ma dice giustamente Battistelli, le cose bisogna ragionare su tutti gli aspetti. Allora, questo è il mondo in cui ci troviamo, è globale, è globalizzato, tenere insieme quello che accade qui con quello che succede ai nostri confini, con quello che succede nelle zone più lontane, è l'unica strategia che si può avere. Mi sembra che l'Unione Europea non abbia una vera e propria strategia su questi temi, per i motivi che voi sapete meglio di me, ma che non si possa non averne. Se no, ci troveremo la jungle, pensate, la chiamano così i ragazzi, perché sono per lo più maschi, della verità, meno donne, quindi dico i ragazzi, però ci sono anche delle ragazze dalla Pakistan e Afghanistan, tantissime, la chiamano la jungle. Viviamo nella giungla, nelle foreste. In Italia ci dimentichiamo, quindi ogni tanto quando c'è la neve abbiamo visto anche quei campi, il campo di Lipa, eccetera. Ci dimentichiamo che la migrazione in Italia è appunto fatta da quei 5 milioni di residenti regolari, per la maggior parte invisibili perché integrati e parte già ormai della nostra storia da 30 anni, 35 anni. Cioè la migrazione è un complesso di, appunto, la percezione ti porta sempre fuori strada. Cioè, se noi dovessimo dire la situazione migratoria oggi in Italia in tre parole, dovremmo dire donna, europea e cristiana. Questo per dirvi come i nostri pregiudizi. Perché questi sono i dati, no? Che ci raccontano che la maggioranza della popolazione residente regolare è donna, la maggioranza è europea, nel senso che viene appunto da posti europei, e cristiana perché la stima dell'appartenenza religiosa riguarda la cristianità, in particolare l'ortodossia. Eppure, no, l'immagine che abbiamo forte qui, si parla tanto appunto di questo problema tra il dato e la percezione, ci dice uomo africano e musulmano. Qual è il pregio, secondo me, di questo libro, oltre che a dare tutti i dati in ordine? Insiste con la parola, per esempio, imbroglio e la rabbia, insiste su chi su questo misunderstanding percettivo addirittura ha cavalcato la tigre. Cioè, non solo è un meccanismo di paura, no? Probabilmente di risposta, no, ci dice chiaramente, con nome e cognome, con i dati, quello che è stato fatto dal punto di vista di manipolazione comunicativa e politica. Il problema è che è a brevissimo respiro questa operazione, perché a medio e lungo termine porterà a dei danni sociali che sono facilmente intuibili, che sono quelli di una coesione sociale che si disgrega. Ecco l'attenzione, c'è un sottoparagrafo, la città e il conflitto. La città e il conflitto. Perché convive, e questo ne parlerà probabilmente benissimo Ripamonti e Pugliese, convive poi nelle nostre città. Qual è la ricaduta, il precipitato di questo fenomeno? Che le persone si trovano lì a convivere gomito a gomito, e dove non c'è il collante sociale, dove non c'è l'aiuto, c'è il conflitto. Il conflitto può essere anche, lo sappiamo, drammatico e violento, l'abbiamo visto dai fatti di cronaca nostri. Allora chiudo dicendo che dal piccolo osservatorio interreligioso, sottolineo, forse verrà ripresa questo aspetto. Forse non è un caso che noi siamo andati a Bihać a guardare com'è la situazione. Chi lavorava sul campo era sì l'OIM, l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, ma anche l'ACLI con la sua IPSIA, insieme a Caritas e Mediterranean Hope, che è il programma dei corridoi umanitari della Federazione delle Chiese, ha già mandato lì sostegni e due operatori. Cioè esiste una risposta, questo è interessante, al pluralismo religioso. C'è una risposta delle religioni, delle chiese, che è stato forte. Questo non lo dico solo in positivo, vuol dire anche che c'è una debolezza politica. Cioè, se le prime risposte dei corridoi umanitari sono state fatte per l'iniziativa di chiese cristiane, in questo caso, poi replicato anche in Europa, è diventato anche interreligioso, aperto. E però sì, è significativo, e Battistelli, nelle sue conclusioni, mi sembra che faccia cenno a questa cosa, dice, in una prospettiva di valorizzazione delle potenzialità morali e di adempimento dei doveri, e non di chiamata alle armi contro le minacce degli altri,
La religione è rimasta una delle ultime istanze ad appellarsi ancora ai valori umani. Io l'ho sottolineato perché ho ritrovato non solo, e cita Papa Francesco, le parole importanti che ha detto sul tema, le conosciamo, anche i gesti più che simbolici. Sapete che infatti proprio in Bosnia uno dei luoghi di socializzazione di queste persone che vivono in campi purtroppo in condizioni spesso non tollerabili, se non per 2 giorni di emergenza, che invece la loro normalità da anni è stata voluta proprio da Papa Francesco insieme ad altri. Ecco, quindi non solo gesti simbolici, ma anche di più. Mi è venuto in mente come, pensate, in Europa il primo corridoio umanitario pensato e voluto l'hanno voluto in Italia, dato incredibile rispetto al passato che viene descritto anche dal libro, cioè in condizioni politiche non sempre molto favorevoli, e dall'iniziativa delle chiese, naturalmente con i ministeri in accordo ovviamente con i ministeri che se ne occupano. Dico questo per dire che, e chiudo, il fenomeno migratorio oggi ha a che fare con troppe sfaccettature della nostra vita politica nazionale, internazionale, Unione Europea, dal basso, resilienza, integrazione, eccetera. Si può fare solamente se anche la nostra grammatica si riempie di tanti attori. E quindi va benissimo che le chiese abbiano cominciato, ma il cambio di passo ci vuole, non si può fare tutto solamente col cuore, lo spontaneismo, se è fondamentale. E il fenomeno ha bisogno di una risposta un po' più seria. Secondo me, l'Unione Europea su questo è troppo indietro, ha qualcosa deve fare se non vogliamo permettere che vuol dire, a un paio d'ore da macchina da Trieste e dall'ultima frontiera europea dalla Croazia ci siano ancora, e oggi succede, ossa rotte, denti rotti, persone denudate, minori non accompagnati, che non hanno neanche la possibilità di fare una semplice richiesta d'asilo. Quindi qua non è questione di togliere le frontiere, sapete, qui le posizioni diventano tante, a volte anche un po'. Qui non c'è la possibilità di ascoltare chi ha bisogno di chiedere qualcosa. Ci sono letteralmente botte e ossa rotte alle nostre frontiere qua dietro l'angolo. Grazie per il libro, Battistelli, dovrebbe essere letto, straletto e commentato. Grazie per l'invito. Grazie. Grazie, grazie Claudio per il tuo commento, per la tua testimonianza anche. E a questo punto passo la parola a Padre Ripamonti. Prego. Grazie, anch'io ringrazio dell'invito l'archivio Disarmo, ma anche il professor Battistelli, appunto, che ci aveva già visto in altre occasioni, appunto, confrontarci. Dunque, vorrei partire da una considerazione sul, diciamo così, di carattere generale rispetto al libro, diciamo, riguardo al fatto che questa nuova edizione avviene nel bel mezzo della pandemia. E questa situazione ha rimescolato un po' le carte riguardo al tema dell'immigrazione. Tanto per fare un esempio, Carta di Roma faceva questa considerazione che nei media l'immigrazione nel 2020 ha perso circa il 34% della sua presenza, no? Quindi, diciamo, non è un caso che appunto, credo sia importante che questo libro ritorni anche in questo momento storico. E l'altra considerazione che volevo fare è anche il momento in cui viene di nuovo presentato, cioè all'interno di questo progetto appunto per una cultura dell'antidiscriminazione all'interno della settimana contro il razzismo, perché appunto ancora una volta la pandemia ci ha fatto percepire di essere tutti sulla stessa barca, ma ha svelato come su questa barca siamo profondamente disuguali. Disuguali, e questa disuguaglianza è causa ed effetto della discriminazione. Si faceva riferimento, Claudio faceva riferimento all'Unione Europea. L'Unione Europea ha scritto dei documenti molto belli e in uno dei suoi ultimi documenti scrive: la nostra forza sociale, politica ed economica deriva dall'essere uniti nella diversità. Il razzismo invece ci rende tutti più deboli e questo è nel documento Unione dell'Uguaglianza, il piano d'azione dell'Unione Europea contro il razzismo del 2020-2025. Quindi, diciamo, scrive delle cose molto belle, cioè che la nostra debolezza
nasce dal vivere la diversità in modo guerresco, ecco, come una guerra, ma poi alla fine appunto esternalizza i confini e lascia appunto delle persone in campi che appunto deprivano di tutto questi ragazzi. Una delle cose che mi lascia sempre molto diciamo colpito è il fatto che vengono tolte le scarpe a questi ragazzi per non farli riprovare quello che loro definiscono i games, appunto i games, cioè il tentativo e i tentativi ripetuti di attraversare queste frontiere. E l'altra cosa è il titolo, che ancora una volta appunto in questa fase di pandemia io l'ho riletto appunto avendo come tutti, diciamo, questo orizzonte della pandemia, la rabbia e l'imbroglio nella costruzione sociale dell'immigrazione. E la pandemia, che oggi viene usata come la causa di tutti i mali, in realtà non ha fatto altro che mostrare la direzione nella quale ci eravamo già avviati, la costruzione sociale, per esempio, relativa all'immigrazione, l'imbroglio, appunto, come si diceva prima, dell'immigrazione, il fatto che la pandemia ha reso evidente, bloccandoci tutti, l'importanza della mobilità umana. La rotta del Mediterraneo, no? Che in alcune occasioni, da alcuni ministri, era stata definita come la crociera che alcuni migranti utilizzavano, in realtà anche durante la pandemia sono continuati gli sbarchi, magari un po' più sotto silenzio, per dire che la situazione nella quale vivono molte persone in Libia, nei campi di detenzione in Libia, sono, diciamo, raffrontati alla pandemia, qualcosa che non gli spaventa, e quindi si mettono addirittura in viaggio per sfuggire a quelle condizioni che per loro sono ancora più drammatiche di quello che la pandemia ci fa vivere ogni giorno. Quindi appunto l'imbroglio è stato appunto reso ancora più evidente dalla pandemia, e la rabbia forse ha ceduto in questi mesi un po' il passo allo smarrimento che ci ha accomunati un po' tutti, però il problema è che questa rabbia cova sotto la brace, perché nei mesi e negli anni passati noi siamo stati abituati a costruire la nostra immagine dell'immigrazione, la nostra immagine appunto del migrante come il nemico, e quindi questo che noi abbiamo costruito nel nostro cuore cova lì, e quando appunto una povertà che in questo momento è sempre più crescente, il rischio è che appunto il conflitto all'interno delle nostre società venga fuori ancora più forte di prima, proprio perché noi in questo tempo abbiamo costruito questa immagine del migrante, e non è un caso che appunto si parli sempre di guerra, no? Ci si individua un nemico, anche del virus era il nemico, si è utilizzato un linguaggio guerresco in questo periodo, no? Sempre per indirizzare la costruzione relativa all'immigrazione. Fate queste considerazioni riguardo al titolo e riguardo alla situazione nella quale appunto il libro appunto ritorna nella sua nuova edizione e non perde la sua carica, perché ci fa ricordare quello che avevamo vissuto prima e ci ha portato anche ad alcune considerazioni. Faccio tre considerazioni che appunto mi hanno colpito nel rileggere il libro in questo tempo. La prima è relativa alla riflessione che c'è all'interno nel libro dei tre concetti pericolo, rischio e minaccia. In questo tempo mi è sembrato particolarmente illuminante. A proposito della minaccia intesa come un danno perpetrato da un attore mosso da un'intenzione ostile, un nemico. Ecco, in questo tempo l'antropomorfizzazione del coronavirus ha subito, cioè ha evidenziato proprio questo, no? Questo, e mi sembra molto esemplificativo da questo punto di vista. Si dice nel libro: accade così che agenti meramente biologici, o per meglio dire, le loro rappresentazioni antropomorfizzate sono diventate
un nemico in grado di minacciarci, di attaccarci e infine di ucciderci. Mai è stato nulla di così vero come in questo periodo in cui appunto questa immagine del virus ci è stata presentata, togliendo la scena a quello che era il nemico, diciamo tra virgolette, per eccellenza nei mesi precedenti, che era appunto i migranti, anche lì costruiti ad arte, no? E ancora una volta questa costruzione mediatica del nemico che ne sostituisce uno con un altro. E di come le nostre paure, appunto, in questo tempo, ben strutturate in qualche modo, siano state polarizzate ancora una volta, appunto, con gli stessi linguaggi, con le stesse modalità. Secondo aspetto che nel libro, appunto, rileggendolo in questo tempo, mi ha, mi ha colpito, è ancora una volta, appunto, l'inquadrare l'immigrazione nell'ambito del rischio, no? Nelle distinzioni che si erano fatte, pericolo, rischio e minaccia, non come una minaccia, ma come un rischio, con i propri benefici e con i propri costi, però appunto che nel macro vengono percepiti appunto più come benefici e nel micro invece molto di più come costi. E questo appunto, questa percezione, come non vada sottovalutata e non vada sottovalutata in questo tempo in particolare. C'è una frase che nel libro mi ritornava molte volte, quella del, si dice, il popolo dell'ansia prende il posto di quello della fame. Purtroppo in questo periodo, appunto, in qualche modo questa frase torna appunto a rimescolarsi, perché la paura della fame, la paura di essere poveri o di diventare poveri, di vivere quella situazione che ti fa scivolare in una povertà assoluta, molte famiglie, molti migranti, diciamo, che erano già inseriti e integrati nel territorio nazionale, lo stanno vivendo, no? E quindi allora questo rimescolarsi ancora, in un passaggio si dice che il tema migratorio è molto fluido, no? Come molte altre cose, ecco, ancora di più in questo periodo in cui la paura appunto l'ansia che si creava in passato diventa in molte situazioni come un elemento reale della propria vita e che non va sottovalutato perché altrimenti rischia, nel momento in cui ritornano in auge appunto i detrattori dell'immigrazione, appunto troveranno un terreno ancora più diciamo solido sul quale costruire. E non credo sia un caso che nel bel mezzo della pandemia Papa Francesco abbia fatto uscire un'enciclica sulla fratellanza, sulla fraternità, perché antidoto a questa guerra è l'amicizia sociale, no? È il tentativo di andare proprio in un'altra direzione. In questo momento in cui il conflitto potrebbe essere disastroso per tutti, appunto puntare l'attenzione sull'amicizia sociale. E appunto come questo ruolo portato avanti dalle confessioni religiose e dalle religioni sia determinante. E l'ultimo aspetto che mi trova sempre molto d'accordo è la necessità del passaggio dall'antagonismo al dialogo, no? E quindi quella ricerca che è stata fatta a Tor Sapienza di esperienza della giuria appunto popolare e nel tentativo appunto di riconciliare all'interno dei territori gli scontri che si possono causare tra autoctoni e nuovi arrivati, noi lo sperimentiamo diciamo come Centro Astalli, una esperienza, quella delle comunità solidali che nella città di Roma hanno cercato di distribuire sugli abitanti, quindi non concentrazioni in aree più depresse della città, l'utilizzo tra virgolette dei religiosi come diciamo mediatori all'interno dei territori della presenza
di migranti con gli autoctoni, quindi fanno da conciliatori in qualche modo dei nuovi arrivi e anche, diciamo, si fanno promotori della fiducia che si può avere in queste persone. E poi appunto i religiosi che coinvolgono i migranti all'interno dei territori. E questa operazione di mediazione, di costruire all'interno dei territori appunto un luogo in cui fare incontrare le persone autoctone e i migranti, preparare i territori, farli partecipare, fare in modo che il migrante che arriva possa essere utile, ma non lo utilizzi, ecco, perché poi anche il rischio è l'utilitarismo in questo momento. Allora i migranti sì, perché ci aiutano in diversi modi, ecco, si rischia appunto di cadere nell'utilitarismo. Ecco, l'importanza invece del coinvolgimento. Quindi mi sembrava bello come appunto i risultati della ricerca che sono ribaditi nel libro trovano in qualche modo avallo, ecco, in esperienze che, diciamo, non ci siamo messi d'accordo io e il professor Battistelli, ma che trovano suffragio anche in altri tentativi che utilizzano le stesse modalità di incontro appunto tra migranti e le persone che sono già presenti sui territori. Mi fermo qui e poi lascio spazio. Benissimo, grazie anche per davvero la puntualità. E passo la parola a Enrico Pugliese, quindi abbiamo insomma altri 10-15 minuti al massimo, insomma, di presentazione, di commento del professor Pugliese. Poi nel frattempo, se già qualcuno ha in mente delle domande da fare al professor Battistelli o agli altri nostri relatori, può anche iniziare a segnarmeli in chat, così posso meglio bilanciare, ecco, i tempi per cercare di chiudere intorno alle 6:30. Grazie, professor Pugliese, prego. Bene, grazie. Sono molto d'accordo con chi mi ha preceduto, padre Ripamondi, sono d'accordo anche con quello che ha detto Paravati prima. E il punto centrale di questo libro, che padre Ripamondi ha posto tra i tre punti di maggior rilievo, a me sembra essere quello del rischio. In realtà l'alternativa che pone Battistelli poi in sostanza è quello della percezione del fenomeno come rischio oppure come minaccia. Se viene percepito come minaccia, naturalmente la reazione non può essere che di rigetto, di rifiuto, ovviamente. Come rischio c'è un elemento ancora razionale, gestibile, e quindi questa percezione permette di operare e ridurre il rischio stesso. Naturalmente, in una tematica come quella migratoria e come quella soprattutto della presenza dell'altro sul proprio territorio, del diverso sul proprio territorio, in realtà non si gestisce da solo con la ragione. Non ci sono argomenti razionali che possono convincere chi ha perso un lavoro da un certo periodo di tempo, si vede in una situazione sempre più precaria e quindi tende a credere, proprio per la sua condizione, quindi di rabbia che esiste già, in realtà a tutte quelle informazioni false, poi sostanzialmente, che vengono dati da quelli che già 30 anni fa Luigi Mangoni ha definito gli imprenditori politici del razzismo. Credo che una figura come quella di Salvini rientri perfettamente in questa rappresentazione. Voglio ancora stare su 30 anni fa. 30 anni fa Monsignor Diliegro, compianto Monsignor Diliegro, parlava dell'immigrazione come risorsa o come problema. Propendeva perché fosse una risorsa, credo anch'io, ma
in realtà può essere benissimo una risorsa, è un problema perché ogni fenomeno nuovo che si affaccia davanti a noi ha sicuramente degli aspetti problematici. E allora gestire questi aspetti problematici significa quanto più è possibile lavorare sull'elemento razionale, ma soprattutto lavorare a livello delle emozioni, dei sentimenti, del cuore, come è stato già detto ora e come forse si dice fin troppo, ma comunque è quel livello non solo razionale del quale bisogna tener conto. Sempre tornando a 30-40 anni fa, quando io ho cominciato a studiare gli immigrati, in realtà c'era una convinzione profonda, quanto falsa, che gli italiani erano immuni dal rischio dal virus del razzismo. All'epoca si usava questo termine virus molto spesso. Giovanni Gervis scrisse un articolo su una rivista dicendo il razzismo non è un virus. Il virus del razzismo perché eravamo stati migranti pure noi. Beh, insomma, questo evidentemente non significa proprio niente, perché si può aver sofferto e poi dopo naturalmente non avere nessuna particolare simpatia per chi sta vivendo la stessa esperienza, perché si trova comunque, non è automatica la solidarietà. La solidarietà si realizza se nel frattempo a livello razionale e a livello emotivo, a livello del cuore, a livello della ragione, succede qualche cosa, si recepiscono dei messaggi che portano alla accettazione. Non è automatico il fenomeno. L'esperienza di essere stati migranti non va a diventare più buoni nei confronti dei migranti. Certo, naturalmente contano molto i messaggi e conta chi dà i messaggi, conta la velocità del messaggio, la bellezza, la simpatia del messaggio. Per esempio, un libretto che non è un granché, devo dire, che si legge in un pomeriggio, che era quello, si intitolava Lorda, quando gli immigrati eravamo noi, non so se qualcuno se lo ricorderà, di Gian Antonio Stella, molto più bene che tanti ragionamenti razionali insieme, perché lì ha colpito, dice, ma sentivamo pure noi quei problemi, per cui quando su questi toni così terribili trovava esattamente quello che Stella gli raccontava già dal titolo, che questo avveniva agli italiani. Dico questo perché nel determinare gli effetti del comportamento nei confronti degli immigrati conta molto il tipo di informazioni, di percezioni e soprattutto da chi li dà. Se li dà chi ha il potere mediatico e soprattutto una posizione istituzionale forte, i messaggi passano con una certa facilità e quindi si diffonde a livello di pubblico il convincimento che quelle immagini distorte corrispondono alla verità. In realtà l'operazione che a mio avviso è stata fatta dall'allora ministro degli interni Salvini, basato su una cosa che pareva dominasse il mondo in quegli anni, le fake news, le falsità, le informazioni destituite da ogni fondamento, propinate da istituzioni di altissimo livello e di grande rispettabilità. Il capo di un corrispondente alla verità, quando mostra la ruspa che deve distruggere il campo Rom, o quando si inventa alcune cose che gli immigrati farebbero, ovviamente gode di un'autorità fortissima che riesce effettivamente ad avere un grande livello di ufficialità. Devo dire che in realtà qualcosa sta cambiando, e questo si vede pure dalle due introduzioni di Fabrizio Battistelli al libro, quella del 19 e quella ultima ora. Questa è la
l'ultima ora è piana e serena, non c'è questa arrabbiatura nei confronti di chi ce l'ha con gli immigrati, di chi ha un atteggiamento persecutorio. Devo dire che Battistelli è più sereno nell'introduzione, ricco di documenti, spiega quello che sta succedendo, spiega che non ha molto valore la differenza tra immigrazione economica e immigrazione politica, quando le stesse persone arrivano semmai con lo stesso barcone, quando l'immigrato che si trovava, l'egiziano che si trovava in Libia come puro migrante economico è costretto a perché la situazione al paese proprio non può tornare e si spinge più in avanti magari in Italia e che cos'è? Cerca una posizione di rifugiato combinando la richiesta di asilo, come sappiamo, insomma, nei modi in cui questo avviene. Quindi devo dire che ho cominciato ad avere il sospetto, e questo è un dato di ottimismo in questa situazione, che ci sia un cambiamento anche nell'opinione pubblica. Lo vediamo, siccome la stampa poi è sensibilissima all'opinione pubblica, lo vediamo anche diciamo in giro tra quello, ed è una notizia, un cambiamento nell'opinione pubblica dovuto al cessare del martellamento da parte di certa stampa e di anche istituzioni pubbliche che hanno determinato una visione distorta degli immigrati. Questo a me sembra, non so come questo possa misurarsi, però sicuramente c'è. Naturalmente chi ha colpito non è che ha lanciato l'effetto di chi ha colpito non è acqua calda, perché qualcosa resta. E perché resta? Resta perché evidentemente la gente sta male, e quando si sta male la ricerca di capri, l'individuazione di capri espiatori, spiegazioni semplicistiche, potersela prendere con qualcuno, materializzare mostrare la persona specifica, il tipo di specifico di diciamo, portatore del pericolo, nella fattispecie gli immigrato, passa più facilmente. Passa più facilmente, come qualche autore già citato nel libro ha scritto tempo addietro, Blumer mi pare, no, Becker, in realtà c'è una disponibilità naturalmente ad accettare questi messaggi. Quando si sta meglio c'è una maggiore capacità di poterli non accettare e quindi agire razionalmente ponendosi sul livello del rischio. Questo libro di Battistelli ha tanti pregi e il punto nodale secondo me è quello di comprendere che l'immigrazione come un grande fenomeno sociale nuovo deve essere visto come portatore anche di un rischio, diversamente dai fenomeni che portano minaccia o che portano pericolo. Ho apprezzato molto nel capitolo prima, tra l'altro, anche una presa di distanza da uno dei sociologi più autorevoli, quando uno si chiede uno qual è il più importante sociologo vivente, prima c'erano tante risposte negli anni 50-60, Merton, Parsons, i francesi, gli inglesi, ora uno risponde subito Bauman. Ecco, Fabrizio ha messo in castagna Bauman. Perché? Perché in realtà Bauman, nel mostrare tutti i pericoli, tutti i pericoli della paura liquida, nel parlare di paura liquida, dice, Bauman mette insieme un pericolo come l'uragano Katrina, un rischio come l'aumento del prezzo del petrolio, una minaccia come l'attacco terroristico subito dagli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Ecco, in realtà, mentre l'arrivo degli immigrati sicuramente comporta, oltre che un'utilità, ed è giusto non valutarli solo sul fatto che pagherebbero le nostre pensioni, insomma, col loro lavoro, no. Evidentemente sappiamo che c'è un processo di integrazione, di incorporazione degli immigrati nella società italiana. Sono i 5 milioni quelli che contano, non sono i casi di devianza che sono
quelli invece sui quali gli imprenditori politici del razzismo pongono l'accento. Quindi prenderlo come rischio, sapendo che effettivamente come si risolve un rischio? Creando condizioni perché i rischi specifici connessi non si avverino. Questo come si fa? Si fa con politiche migratorie. Politiche migratorie nostre che hanno anche a tuttora dei grandissimi limiti. Uno di questi limiti è stato prima la differenziazione drastica tra migrazione politica e migrazione economica. Ora sappiamo che non è così. Arriva la gente, anche perché poi a un certo punto, mentre prima si pensava che l'immigrato, il rifugiato, fosse quello meritorio e l'altro invece, l'immigrato per venire a godere dei benefici del welfare o anche delle opportunità del lavoro italiano, non era meritorio. In realtà ora questa differenza è stata superata, ma in realtà ci sono ancora moltissime cose da superare. Pensiamo per esempio, per fare un esempio della ancora insensatezza di alcune nostre politiche migratorie, piglio un piccolo caso che io vivo personalmente per motivi di studio, perché mi occupo di lavoratori agricoli in questo periodo, oltre che di giovani emigranti, ma quello è un altro discorso. In realtà è stata fatta una regolarizzazione. Questa regolarizzazione, se ricordate, è stata fatta a maggio la legge, è stata richiesta esattamente in questi giorni dello scorso anno ed è stata chiesta con riferimento ai lavoratori agricoli. Solo una percentuale infima dei lavoratori agricoli ha chiesto di regolarizzarsi. Non ha ottenuto la regolarizzazione, ha chiesto a regolarizzarsi. E siccome gli immigrati, qualunque cosa facciano, anche quando prendono un barcone o anche quando attraversano il deserto con tutti i rischi che hanno, agiscono secondo motivazioni razionali, non perché qualcuno gli abbia messo in testa una fandonia, in realtà evidentemente se non hanno presentato domanda c'è un motivo. Qual è il motivo? Perché non c'era la disponibilità di un datore di lavoro che potesse in qualche modo regolarizzarli. Perché in questo processo di oggettivizzazione dell'immigrato, questa sottrazione della propria soggettività all'immigrato ha impedito che si facesse la regolarizzazione così come si era fatta 30 anni addietro con la legge Martelli, oppure ancora prima con la 943 dell'87, mi dispiace parlarvi, è la mia vecchiaia che mi fa parlare del secolo scorso, quando l'immigrato era un soggetto che si recava in questura per chiedere la regolarizzazione della propria situazione. Ora invece deve essere la signora Trombetti che va in questura a chiedere la regolarizzazione del proprio dipendente, che è l'immigrato, che è la cosa. Ecco, questa reificazione dell'immigrato è cominciata purtroppo alla fine del Novecento e poi è stata fatta proprio naturalmente dalla legge successiva Bossi-Fini, che non è molto aperta nei confronti degli immigrati, pur avendo fatto una grande regolarizzazione. Quindi agire sulle politiche migratorie agendo naturalmente con cautela, perché in realtà la destra da questo punto di vista, cioè la destra, insomma, chi presenta, opera, suggerisce politica anti-immigrati ha in questo contesto una situazione facile, perché, dicevo, c'è questo elemento, e qui apro una parentesi, molto serio di ansia generalizzata che trova poi una collocazione, questa angoscia, sull'immigrato esattamente come la può trovare su un pericolo davvero più sostanzioso e più imprendibile che è il virus. Quello che sta succedendo al mondo nei paesi. Professor Pugliese, mi scusi, le devo chiedere di giungere a conclusione. Non c'è conclusione, finisco questo discorso. Va benissimo. Finisco. 3 minuti. Allora, quello che è successo, e i libri che ne parlano ormai sono tanti, l'ho già accennato prima, è praticamente che in Inghilterra, ma anche in altri paesi, un settore che era
stato particolarmente forte nella società, che era la classe operaia industriale, in realtà ha perso assolutamente rilevanza numerica e ancora di più rilevanza politica. Ma a parte la perdita di rilevanza politica e numerica generale, c'è un problema che nella classe operaia c'è una componente che è quella più anziana dei territori deindustrializzati, che gli studiosi recenti definiscono come, che studiano questi problemi, come the new minority, la nuova minoranza. Questi erano abituati a essere parte di una maggioranza forte e si trovano a essere omologati per condizione alle minoranze per tutte le sofferenze che hanno, cioè le difficoltà sul mercato del lavoro e il peggioramento delle condizioni di vita. E allora si tendono a paragonarsi con gli immigrati e quindi ad accettare le rappresentazioni negative di esse. Quindi questa gente che è deprivata, in realtà purtroppo, come scrive Vacuan, citato da Fabrizio Battistelli del libro, è deprivata e depravata, cioè deprivata perché gli mancano cose essenziali per mantenere quel livello di benessere generale basato sul lavoro e sul welfare, e naturalmente accetta i messaggi veramente depravati che vengono dagli imprenditori politici del razzismo. Questo è quello che si poteva dire qualche anno fa, questo è quello che si può dire ora, però devo dire che ho l'impressione che, come traspare anche dalla nuova introduzione di Fabrizio Battistelli, in realtà si può guardare alla situazione degli immigrati con maggiore serenità di quanto si poteva guardare per 2 o 3 anni addietro, all'epoca in cui le informazioni distorcenti avevano tanta credibilità nel nostro paese ed erano tanto spesso favorevolmente ripresi anche dalla grande stampa di informazione. Mi scuso per essere stato, come il mio solito, lungo e confuso. No, grazie. Io direi, Fabrizio, se vuoi chiudere il cerchio degli interventi, dopodiché direi che insomma il numero consente anche degli interventi, diciamo, in diretta, ovvero chi ha delle considerazioni può intervenire attivando il proprio audio e magari la propria telecamera laddove è possibile e porre direttamente le domande ai relatori. Bene, devo dire che ringrazio tantissimo i 3 relatori perché hanno detto più cose e più intelligenti di quelle che io sono riuscito a scrivere, che quindi per una presentazione di libro è un'assoluta fonte di riconoscimento. Quindi veramente vi ringrazio e mi riconosco a mia volta nelle vostre osservazioni, perché effettivamente hanno colto alcuni punti centrali della mia analisi o di quello che ho tentato a essere la mia analisi. In particolare devo dire questo tema della distinzione necessaria e utile fra pericolo, nel senso di un danno che può provenire da un evento naturale, quindi privo di intenzione, e minaccia, che invece è un danno proveniente da una intenzione, quindi da un agente umano che volontariamente determina un danno nei nostri confronti. Ecco, noi siamo pacifisti, ma non irenisti assoluti, che disconoscono l'esistenza del male, quindi della violenza e della possibilità di aggressione nel mondo. Anche Gandhi riteneva che a fronte di un danno minacciato da qualcuno, per esempio la persona improvvisamente impazzita nella barca che sta attraversando il fiume, minaccia di rovesciare la barca stessa facendo morire le 50 persone che sono trasportate, deve essere fronteggiato e immobilizzato. Quindi è semplicemente da rimuovere il tema della violenza, è piuttosto da gestire, e il tema del male è da prevenire e contrastare nel mondo. Detto questo, il rischio, forse il concetto più ambivalente, più complesso, siamo grati
noi sociologi, ma non solo, alla grande innovazione di Beck, che per primo sociologo tedesco, che 12 giorni prima della tragedia di, che poi è un classico caso di rischio, di Chernobyl, pubblica il suo libro sulla società del rischio. Ecco, il rischio è fra l'altro, ricordiamo, qualcosa di ambivalente. Il rischio, io propongo di tornare nel mio libro alla concezione originaria, che è quella delle compagnie mercantili nell'Italia del 3-400, delle repubbliche marinare, nelle quali per la prima volta si prova a condividere la possibilità che una determinata impresa, nel senso più pieno, non soltanto economico-tecnico, ma anche di attività umana, possa andare e avere due esiti, uno positivo, felice, fortunato, di successo, e uno invece infelice, critico, di insuccesso, e condividerlo attraverso poi quella che sarà la gestione del rischio attraverso la nascita delle assicurazioni. Ecco, allora in questo caso il rischio è un concetto ambivalente che contiene in sé la possibilità di un danno, anche grave eventualmente, o comunque di costi, ma anche benefici enormi, immensi, come sa probabilmente il primo uomo che si è appoggiato a un tronco d'albero per attraversare un braccio di mare fino all'isola più vicina, o l'uomo che poi invece sarà al 90% dei casi una donna, che di fronte al fuoco acceso dal fulmine ha pensato di conservarlo a suo rischio e pericolo. Quindi diciamo, sono grato insomma di questo riconoscimento dell'importanza del rischio proprio a Enrico Pugliese, in quanto nel caso poi dell'immigrazione noi abbiamo la possibilità di utilizzare un'importante risorsa non soltanto fisica, materiale ed economica, cosa che peraltro non va trascurata, di conferimento di forze, energie, intelligenze a una società attraverso l'immigrazione. Abbiamo anche una componente simbolica, morale, che poi diventa filosofica, diventa giuridica e diventa religiosa, ha implicazioni in tutti questi campi, di rapporto con l'altro, che sia un rapporto di cooperazione e di arricchimento in tutti i sensi, appunto, reciproco. Quindi l'immigrazione è un rischio che contiene tutta una serie di aspetti profondamente positivi. Su questo apro un inciso con Enrico Pugliese sul fatto che sono assolutamente d'accordo che l'esperienza di essere stati noi e un paese di migranti non automaticamente ci consente di capire le migrazioni. Questo è nessun automatismo, l'automatismo no, ma una condizione necessaria e utile per riflettere, senz'altro sì. Questo sono certo che Pugliese è d'accordo con me. Se pensiamo per esempio a quelle che sono state, le cito, le aree di provenienza dal nostro paese, dei milioni di migranti con cui abbiamo riempito l'Europa, le Americhe e parte dell'Australia dalla fine dell'Ottocento fino alla ricostruzione della Seconda Guerra Mondiale, e i 25 milioni di italiani di origine italiana oggi sparsi nel mondo, e la lista delle regioni è veramente molto significativa, sarebbe molto significativa se fatta oggetto appunto di una riflessione. Che cosa immagineremmo siano le regioni più generose nell'aver suggerito ai loro figli di lasciare la casa per non morire di fame, per poter godere di diritti civili, economici e in qualche modo quindi anche umani, che in Italia venivano negati? Uno penserebbe subito alla Campania, penserebbe alla Sicilia. Quella lista di regioni non è aperta da queste regioni, è aperta dal Veneto. Allora il presidente
della regione Veneto che ha così a cuore le tradizioni, la cultura, l'identità della propria regione, potrebbe promuovere nelle scuole, oltre ai corsi di dialetto veneto, che io vedo con assoluto favore perché i dialetti sono parte della nostra identità, potrebbe anche promuovere dei corsi, per esempio, sui fattori che hanno spinto e gli esiti che hanno caratterizzato la grande immigrazione veneta dell'Ottocento, in intere aree da me ritrovate poi nei viaggi, per esempio in Brasile. Ecco, tutto questo per dire che cosa, e vengo alla parte propositiva, ci sono delle possibilità di valorizzare gli aspetti positivi da parte delle grandi agenzie di socializzazione che devono e possono fare ancora di più. Ancora di più in questo ambito della comprensione dell'altro, della comprensione e empatia verso le differenze. Non basta che lo facciano le chiese, non basta che lo facciano le associazioni e in genere e il volontariato, devono farlo anche le istituzioni. Da un'istituzione primaria come la famiglia, se riusciamo a indurre le famiglie a compiere anche diciamo un ruolo di socializzazione oltre che di manutenzione quotidiana dei figli e soprattutto la scuola, che è una grande istituzione secondaria di natura pubblica e collettiva. E lì possono essere proprio recuperate le ragioni appunto dell'esperienza collettiva dell'immigrazione che ha toccato praticamente ogni famiglia italiana alle origini, insomma, a livello dei nonni e dei bisnonni, non stiamo parlando dell'antica Roma. E allora, che cosa si può fare? Si può fare questo tipo di politica pubblica anche a livello locale, territoriale, tipico compito regionale e comunale, di rivalutazione del concetto di migrante. E si possono adottare sicuramente politiche migratorie, come suggerivo, dico, per gestire i rischi. Certamente resta il grande tema del dialogo, toccato da Padre Ripamonti. Senza dialogo non è possibile includere e non è possibile anche in qualche modo anche si vuole prevenire fenomeni di contrapposizione che non sono il conflitto correttamente inteso come dialettica, no? E che poi presuppone una sintesi, ma come contrapposizione a prioristica e al limite poi radicalizzazione e uso della violenza da entrambe le parti. Quindi il dialogo è importantissimo. E naturalmente che lo debbano fare le istituzioni pubbliche come la scuola, non esclude che continuino a farlo grandi realtà istituzionali, ma ormai di minoranza come sono le chiese. Quello che fanno è importantissimo, ha questo valore di apripista. E qui ricordo la grande esperienza dei corridoi umanitari toccata da Claudio Baravati con grande delicatezza e understatement, forse perché la Chiesa Valdese è stata una delle promotrici dei corridoi umanitari, insieme anche alla Conferenza Episcopale, alla Conferenza dei Vescovi Italiani, alla Comunità di Sant'Egidio, eccetera. C'è una politica pubblica che alle volte dei soggetti non statali possono benissimo additare come soluzione, parziale ovviamente, soluzione dei problemi come i corridoi umanitari. Un'ultima cosa mi piace ricordare perché il fatto del lavoro agricolo e della produzione di beni quali la frutta e la verdura che mangiamo per 9 decimi sono frutto del lavoro dei migranti, in particolare della parte più povera, povera almeno in Italia, non so l'origine, e emarginata. E dei migranti che sono braccianti di origine africana, per lo più dell'Africa occidentale. E ricordiamo anche questo aspetto, ricordiamo l'importante azione di politica pubblica che può essere esercitata sia dalle istituzioni
pubbliche statali del nostro paese e sia ancora una volta dal terzo settore e anche dai soggetti economici, perché un caso recente su cui una persona a me molto vicina ha avuto modo di studiare dal punto di vista del diritto del lavoro è il caso di quella azienda agricola lombarda, si può anche dire il nome perché ne hanno molto parlato i giornali, che si chiama Straberry, che è stata pluripremiata per la qualità dei suoi prodotti, produce un prodotto anche quello di nicchia, insomma significativo, che sono i frutti di bosco, con una qualità, una ricerca della genuinità del prodotto in tutta la filiera e una distribuzione genialmente innovativa, quella cioè di vendere questi prodotti all'angolo delle strade, nelle piazze delle città, da parte di giovani venditori muniti di Apecar. Quindi questa cosa ha molto colpito i media e ha colpito anche gli operatori del settore, tra cui la Coldiretti. Che cosa è accaduto tuttavia? È accaduto un fatto contraddittorio rappresentato dalle condizioni invece di sfruttamento della manodopera bracciantile al 99% immigrata che veniva appunto maltrattata nelle condizioni di lavoro attraverso per esempio il tranello della prova di lavoro, 2 giorni gratuiti dopo i quali l'azienda decideva se assumere o no il lavoratore. In modo estremamente frequente questi 2 giorni erano i primi e gli ultimi che il lavoratore prestava presso questa azienda gratuitamente, perché poi venivano non assunti. Oppure quelli che venivano assunti, altro escamotage che poi è un reato, venivano contrattualizzati come lavoratori a domicilio, essendo raccoglitori di frutta nelle serre produttive. Che cosa, non so, magari tu Enrico che sei un esperto del settore conosci questo caso, la cosa non che lo mi conoscevo, ha... Confesso che non lo conoscevo. Ecco, allora ti farò leggere... Più che frutti di bosco è una bella imboscata. Esattamente così. Ti manderò questo articolo, insomma, che ne parla, facendo un piccolo atto, diciamo, di nepotismo, in quanto l'ho scritto mia figlia, però devo dire ho appreso anche dai giuristi del lavoro, ancora una volta, ci mancherebbe, quanto sia importante il dialogo e la unione di forze che in una situazione di deprivazione e di sfruttamento si mettono insieme per cambiare le cose. Che cosa è accaduto? Che mentre i giovani africani impiegati nella raccolta dei frutti non avrebbero mai potuto intraprendere un'azione tanto meno legale ma neppure sindacale per paura di essere penalizzati e licenziati dall'azienda, questa idea è venuta invece ai venditori, che erano dei giovani italiani metropolitani e scolarizzati, oltre che ovviamente autoctoni, i quali hanno avuto l'idea geniale di andare da una nota catena di supermercati con un suo orientamento, io spero ancora mantenuto ideale, dicendo: perché non mandate un ispettore a vedere in quali condizioni ci fanno lavorare a vendere questa frutta così pittoresca, così diciamo alla moda, no? Col nostro Apecar oltre ogni orario consentito e con una imposizione di vendita di cassette assolutamente non prevista dal contratto. Questo ha messo in moto una indagine poi dell'ufficio del lavoro e un deferimento al giudice penale del trattamento del management e della proprietà di questa azienda, che in questo momento, per cui esito e giudizio di merito ci asteniamo, demandandolo come ovvio alla magistratura. Però mi sembra un caso interessante di, diciamo, una sorta, si sarebbe detto in altri tempi, adesso non so se si può neanche citare più,
di lotta di classe, diciamo, se non di lotta di coscienza di classe, questo sì, tra due soggetti molto diversi che mai si sarebbero incontrati se non proprio nella tutela di un diritto che era poi di entrambi. Quindi, insomma, per concludere, io credo che ci sia molto da fare e che sia molto possibile fare proprio da questo grande e impegnativo e talvolta faticoso momento dell'incontro delle differenze. Grazie. Grazie Fabrizio, devi avere un problema con la telecamera perché noi non ti vediamo più. Ah, che guaio. Però, guaio relativo magari, ma però... Però non so cosa sia successo perché sicuramente non l'hai disattivata perché altrimenti vedremmo il tuo nome sovraimpresso al centro. E infatti... qualcuno ti vede però. Mi dicono dalla chat. Cioè sì, chi... io vedo per esempio. Ecco, ora pure noi, ora anche noi ti vediamo. Non proprio so adesso cosa... che ho... Va bene. Sì, no, evidentemente gli altri ti hanno visto nel corso. No, bene, adesso a questo punto infatti... vengo visto e questa è anche una soddisfazione dal punto di vista del know-how che, insomma, che condivido con Enrico essere abbastanza elementare. No, allora era un problema nostro di linea. E, allora, io chiederei a chi ci ascolta se ha qualche domanda da fare al professor Battistelli, a Fabrizio, anche agli altri nostri relatori. Soprattutto. Sì, assolutamente. E, tra l'altro, insomma, inviterei, dati anche i tempi, di intervenire attivando il microfono e facendo la propria domanda, la propria osservazione. Buonasera, se sì. Posso vado io. Sicuramente. Giovanni Esperti? Sì, buonasera. Prego. E allora, innanzitutto grazie per l'invito naturalmente anche a tutte le persone che sono intervenute e volevo fare una piccola osservazione su un paio di punti che sono stati toccati durante questa ora e mezza e si è parlato di percezione, ovvero di come noi riusciamo o meno a percepire il migrante come un essere vivente sostanzialmente, e anche si è fatto riferimento alla questione religiosa che è cambiata negli anni. Prima c'era l'identificazione del migrante come musulmano e adesso invece per quello che riguarda la rotta balcanica si parla di un'altra religione più vicina a noi. E sotto questo punto di vista io mi sentirei di ricordare quello che diceva a proposito degli attentati di Al-Qaeda a Londra nel 2005 Mark Fisher, quando denunciava il fatto che a seguito di quegli eventi sia il governo britannico che la stampa avessero iniziato a parlare del terrorismo di Al-Qaeda come di un terrorismo senza volto. E io mi chiedo se quel momento, quell'uso di quell'espressione di un terrorismo senza volto non abbia contribuito dal 2005 attraverso un'operazione sostanzialmente congiunta tra classi politiche in alcuni casi sempre più razziste e anche le stampa, organi di stampa europei, se da quel momento in poi non sia iniziato proprio un lavoro di costruzione dell'immagine del migrante come di un nemico senza volto e con il quale non si possa provare nessun tipo di empatia, perché all'interno di questo processo c'è stata una progressiva integrazione, diciamo, del terrorismo con il mondo islamico intero e del mondo islamico con tutta l'area del Medio Oriente e del Nord Africa, che sono sostanzialmente le zone da cui sono provenuti per tantissimi anni i migranti sulle nostre coste e nelle nostre zone europee. Quindi mi chiedo se questa nostra incapacità di provare empatia quando sentiamo ad esempio sul telegiornale di decine di persone morte nel Mar Mediterraneo o anche sulla rotta balcanica
non siano figli di momenti come quelli del 2005, quando il terrorismo islamico è stato identificato con una fetta importante della popolazione mondiale e poi questa sia a sua volta diventata una nostra mancanza proprio di tipo umano. Grazie. Bene, mi pare che forse Claudio Paravati potrebbe rispondere come giornalista, come direttore di un giornale. Ma no, io risponderò senz'altro, la questione è complessa, è meglio se rispondono anche gli altri con me. Io dico la mia brevemente, che siamo in chiusura. Io penso che noi abbiamo preso tante cantonate dall'11 settembre ad oggi. I piani di analisi sono, mi sembra, tanti, linguistici, giornalistici, politici. Non solo da noi si è soffiato sui pregiudizi e le categorie anche religiose per fare politica, un po' in tutto il mondo. Pensate che ci sono leader, diciamo, se nel secolo scorso i grandi leader religiosi avevano un risvolto politico importante, sociale, volto spesso all'emancipazione, no? Pensiamo a Martin Luther King, Mandela e tanti altri. Nel nuovo millennio il ritorno del religioso nel post-secolare purtroppo spesso è all'insegna invece della conservazione del sovranismo della chiusura. Abbiamo leader mondiali a capo di grandissime potenze che usano immagini come battesimi nel Giordano per guidare. Insomma, abbiamo fatto passi indietro da un certo punto di vista politico, cioè la laicità ha lasciato lo spazio a un ritorno religioso che però non è religioso tout court, è un religioso particolare che usa purtroppo i simboli religiosi anche per questo tipo di conservazione di chiusura. Sul terrorismo in generale, dal 2001 a oggi, hanno pagato i prezzi del terrorismo, della radicalizzazione in tutto il mondo con tantissime vite, spesso dal Medio Oriente in là, con numeri incredibili che a noi arrivano ogni tanto in qualche notizia da penultima pagina. Ci sono delle regole della comunicazione che purtroppo portano anche a questo, no? Gli attentati da centinaia di persone quasi quotidianamente in metà del mondo finiscono così tra le ultime cronache quando va bene. Questo non vuol dire che, insomma, le morti valgono sempre, ovviamente, no? al di là dei numeri. Io credo che però nella confusione nuova abbiamo preso tante cantonate, tra cui anche quella della religione. Hanno pagato il prezzo, dicevo, non solo con le vite ma anche col pregiudizio e con la discriminazione. Siamo qui a parlare di discriminazione e razzismo. Dobbiamo purtroppo constatare che non è passato, ma anzi c'è un ritorno del razzismo e della discriminazione che mette tutto assieme. Chiudo dicendo questo. Mette tutto assieme vuol dire provenienza culturale, colore della pelle e religione. Cioè i motivi per cui discriminare purtroppo oggi si tengono insieme. Cioè, ancora più di ieri. Questo dicono le evidenze. Quindi abbiamo un continuo, cioè una cosa peggiora l'altra, no? Cioè sappiamo bene, in questo caso parlando della migrazione, che lo stato da migrante è già un peso da portare, perché sei fuori contesto, sei fuori appartenenza culturale, sei già in una posizione di debolezza. A questo si aggiunge anche una seconda dimensione, il ritorno del religioso per discriminare. Cioè nessuno sa bene l'Islam nelle sue sfaccettature cosa sia, sappiamo però una cosa, no? Che glielo appiccichi per discriminare doppiamente. Quindi capite bene che, insomma, c'è tanto da fare. Grazie mille. No, grazie a lei, non ho risposto in maniera completa, è qualche suggestione, grazie a lei. Io vedo adesso Francesca fissa nel video, non so, voi la vedete correttamente? Sì, sì. Noi non vediamo te, ad esempio, io non vedo te, ad esempio, Fabrizio. Però tu mi vedi fissa e io non ti vedo. Però sì, ci sentiamo, sì, il collegamento sì. Ha funzionato bene. Bene. Non so se c'è qualche altro intervento, qualche domanda. Sì, buonasera. Buonasera. Se posso intervenire. Sì. Buonasera, io mi chiamo Luigi Gallucci, credo che lo vediate anche scritto, e ringrazio innanzitutto per l'invito, in particolare l'amico Fabrizio Battistelli. Premetto brevemente che io non ho letto il libro di Fabrizio e lo leggerò, perché poi credo che possa aiutare a rispondere a quella che è la domanda di fondo sul razzismo, cioè quanto questo sia ideologico e quanto questo invece transiti
per situazioni di disagio sociale. Credo che a questa domanda Fabrizio nel suo libro possa dare una risposta. E una domanda a Fabrizio e una a Claudio Paravita, anche se quest'ultima forse è un po' fuori tema. A Fabrizio volevo chiedere, il documento programmatorio sulla immigrazione, che mi sembra sia ancora previsto dalla legge, dalla 286, è stato più poi fatto dal governo? Io lo conosco perché diciamo quando lavoravo alla presidenza del Consiglio coordinai uno di questi documenti, era l'ultimo governo Prodi, che poi non ebbe più luce. Quindi mi domandavo se domandavo a Fabrizio se poi questo documento è stato riproposto e magari in che termini, qual è il suo giudizio, ove sia stato riproposto. A Claudio Paravita invece volevo fare una domanda su un paese che mi sta nel cuore, che è la Bosnia, per motivi che non sto qui a specificare. Io sono stato più volte a Srebrenica per varie ragioni. Volevo chiedergli, ma qual è la posizione del governo bosniaco sull'immigrazione? E rispetto al, diciamo, all'atteggiamento della popolazione bosniaca, c'è una differenza di atteggiamento tra la componente musulmana e quella cristiana, quella diciamo di serba, per dirla in breve. Grazie, tutto qui. Scusate e vi ringrazio ancora per l'invito. Chiederei a Claudio di rispondere, sì, lui, rispondo in 30 poi secondi, dopo chiederò a Luigi Gallucci un chiarimento su questo documento del governo Prodi, di cui sinceramente non sono riuscito a identificare la natura, però intanto sentiamo Claudio. 15 secondi così sì. Chiudi tu, Fabrizio. No, la mia risposta è brevissima, io non ho le competenze per parlare di... Insomma, io sono stato solo a Biaç, ho visto la situazione lì, ho trovato grandissima, stupefacente solidarietà della popolazione locale che è lasciata sola, è un paesino così piccolo, con questo numero di migranti in giro per la città, nei campi cittadini e lì attorno, la risposta l'ho trovata molto più di solidarietà e di empatia. E le ragioni che ci hanno raccontato, dalle interviste fatte in giro per la città e dalle persone che abbiamo incontrato, era anche per il loro passato, a proposito del passato con cui poi si vive il presente. Ha detto, noi sappiamo cosa vuol dire, c'è la guerra, c'eravamo qui l'altro ieri, sappiamo cosa vuol dire soffrire questo tipo di situazione, quindi noi per empatia aiutiamo queste persone. Questo è l'atteggiamento che ho trovato. Non so fare una differenza tra musulmani e cristiani o ortodossi, eccetera, lì. Dico però che mi è sembrato molto ecumenico lì a Biaç l'atteggiamento. Persino le proteste che abbiamo visto in qualche servizio RAI davanti a un campo che hanno dismesso da qualche mese per spostare poi le persone a Lipa, nell'altro campo che utilizzo sotto la neve, noi siamo andati a vedere le proteste. Si è trattato di un numero piccolo di persone, non cioè senza un'ideologia precisa, era una protesta che voleva dire, come dire, non aveva gli stessi termini che sentiamo in altre parti del mondo. Questa è la mia umilissima testimonianza. Però so anche che sono lasciati soli nel loro cantone, quindi vuol dire che altre parti della Bosnia non ne vogliono sapere, cioè li mandano lì e se ne lavano le mani al loro interno. Quindi c'è un braccio di ferro tra istituzione centrale, diciamo, governo centrale bosniaco, governo del cantone e gli altri cantoni. Questo è quello che ho capito. So, Luigi, grazie, mi vuoi Claudio precisare questo documento, ammesso che io lo conosca? Riattivo l'audio, eccomi. Diciamo, il documento esisteva, ma non esisteva soltanto nella carta, perché non ho mai trovato luce, non è mai stato approvato definitivamente, perché dopo che venne presentato, tra l'altro era un documento che il rappresentante della CEI definì come il miglior documento che fosse stato programmatorio sull'immigrazione fosse stato predisposto, non trovò mai luce perché cadde il governo Prodi e quindi non andò neanche alle commissioni parlamentari per l'approvazione. Mi chiedevo se poi questo stesso documento fosse stato successivamente da governi precedenti predisposto e in che termini, ma credo di capire che non sia stato più adottato.
Ma guarda, sinceramente io non l'ho mai incontrato, potrebbe essere un limite mio, nelle mie ricerche non l'ho mai incontrato e avremo occasione magari di approfondire. Potrebbe essere interessante lo spunto di tutti i tentativi riformatori del centro-sinistra aventi per oggetto le politiche pubbliche nel campo dell'immigrazione che non sono stati realizzati, di cui il massimo esempio è lo Ius Culturae, che si è permesso di in qualche modo richiamare il nuovo segretario del Partito Democratico suscitando un vespaio e che invece era stato più volte richiamato anche in ambienti del Partito Democratico quando non si era più segretari del Partito Democratico, da ex segretari del Partito Democratico. Ma insomma, su questo si potrebbe fare un seminario che anche per, innanzitutto per tempo e per carità di patria, non faremo. Diciamo, in ogni caso, c'è tutta una serie di possibili spunti che non vogliamo prendere dal lato false partenze, prendiamole ottimisticamente come dei contributi al dibattito sui quali si potrebbe e dovrebbe tornare in un ambito di riforma di tutto, insomma, dell'intera impostazione in gran parte vigente, questa volta sì invece anche dei decreti sicurezza che sono stati solo sfiorati da una revisione. Posso però invece risponderti alla domanda che hai fatto a Claudio Paravati, testimoniandoti in prima persona che in Bosnia veramente c'è la prova di come paradossalmente nella parte più insanguinata dell'Europa degli ultimi 30 anni ci siano tutti gli elementi per una pacificazione di modello anche per gli altri. Quello che stanno facendo oggi le popolazioni della ex Jugoslavia, l'unica cosa in cui sono unite i serbi ortodossi con i bosniaci musulmani e i croati cattolici armati gli uni contro gli altri, l'unica cosa dove convergono è nella spontanea mobilitazione delle popolazioni locali per aiutare i profughi che provengono dal corridoio turco-greco. Questa è la notizia che si trova purtroppo solo in articoli specialistici ignoti al grande pubblico, di cui i giornali mai parlano, anche perché dovrebbero parlare proprio della solitudine in cui vengono lasciate le autorità locali e le popolazioni della ex Jugoslavia nel momento in cui si prodigano per aiutare queste persone proprio per un fattore di rispecchiamento di esperienze che loro hanno vissuto. Questo è un dato di estremo interesse che andrebbe approfondito, andrebbe studiato, e anche uno dei motivi per cui Archivio Disarmo ha cominciato dopo il 1995 e una nostra presenza di ricerca in Bosnia, esattamente a Sarajevo e a Mostar, e ha cominciato a occuparsi anche di movimenti migratori, esattamente per questo. Quindi diciamo che anche i conflitti orribili di questi ultimi anni, anche nel cuore d'Europa e non soltanto in un remoto Medio Oriente, tutto l'orientalismo di cui potremmo parlare quando si parla di mondo musulmano, di Nord Africa, di Medio Oriente, eccetera, anche in Europa abbiamo visto di queste enormi minacce, ma abbiamo visto e possiamo leggere nel contesto anche degli spunti importanti per ripartire sulla base di un riconoscimento delle differenze, che è il primo mattone su cui costruire una casa comune dove non necessariamente si deve vivere tutti quanti nella stessa stanza, ma si può vivere in una situazione di cooperazione e di empatia fra le differenze stesse.
Beh, credo, Francesca, forse che dobbiamo sì, concludere. dobbiamo, direi che è l'ora, siamo però perfettamente, insomma, nell'orario che ci eravamo prefissati. Io concluderei ringraziando Claudio Paravati, padre Ripamonti, Enrico Pugliese, davvero per essere stati con noi questo pomeriggio. Grazie anche a te, Fabrizio, insomma, per aver presentato insieme a noi in occasione, come dicevamo, di questa settimana. Contro il razzismo, il tuo libro. Invito a seguire gli altri nostri eventi della settimana sul sito di Archivio Disarmo www.archiviodisarmo.it. Trovate tutte le informazioni e la programmazione appunto da qui fino a sabato prossimo. Davvero ancora un grazie a tutti, un saluto e arrivederci alla prossima occasione. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, Grazie. Arrivederci. Arrivederci.